Terza fase, riuscire a mettersi in contatto con i creditori. Questa è una fase importantissima e molto difficile perché riprende un pochino il discorso degli esecutati e dell'avvocato, cioè il creditore deve essere disponibile, o meglio, prima di tutto si deve trovare, ed è una difficoltà assurda quando vengono ceduti i crediti, come in questo caso qui, non era più proprietaria del credito la banca, era una banca che è stata acquistata, che ha fatto la fusione con un'altra banca, che successivamente è stata acquistata da un'altra banca ancora, e nel frattempo avevano ceduto il credito ad una società di cartolarizzazione. Capite che riuscire a trovare anche solo la società di cartolarizzazione e riuscire ad avere un numero di telefono per interfacciarsi con l'avvocato, con il gestore all'interno, è stata comunque una bella impresa. E vi ricordo che eravamo ad un mese e mezzo dall'asta, quindi riuscire a contattare, trovare i numeri di telefono del creditore, riuscire a contattarli e far sì che si rendano disponibili a trattare, sostanzialmente non è stata una cosa semplice. Un'altra cosa molto importante è riuscire a capire la motivazione o motivarli sul fatto di non cedere il credito, ma di chiudere il debito fondamentalmente. Perché questa è una cosa importante? Perché anche se in questo caso c'è successo, devi pagare tutto quanto il debito, perché non c'è perché la copertura dell'immobile comunque c'è, loro potrebbero per tante motivazioni interne rifiutarsi, perché manca la tempistica, perché vogliono fare loro l'operazione, perché hanno altre motivazioni interne da voler tenere l'immobile o intestarselo o partecipare all'asta. In questo caso qua, essendo una società di cartolarizzazione con un investitore molto importante alle spalle, una SGR, c'era questa problematica qui, perché fondamentalmente poi, conoscendoli meglio, loro avevano un business plan fatto per poter fare loro l'operazione immobiliare, quindi partecipare all'asta, aggiungere degli altri soldi e poi fare loro l'operazione di ristrutturazione e mettere in vendita l'immobile. Riuscendo a conoscerli, trattando anche con loro, parlandoci e quant'altro, hanno dirottato fondamentalmente le loro intenzioni in altri crediti, in altri immobili, e quindi è stato possibile chiudere, ripeto, sempre un mese e mezzo dall'asta, con tutte quante le difficoltà che ci sono di mezzo. A questo punto, avendo la loro disponibilità, si sono resi disponibili ad accelerare tutta quanta l'attività. Altra difficoltà che abbiamo trovato qui, ma che si trova spesso in tante altre pratiche, è l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate è un creditore molto tosto perché lo sta diventando sempre di più, perché anche la situazione della pandemia ha interrotto le comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate. In questo caso qui era intervenuta, e quindi non è che basta pagare il credito e quindi è tutto quanto a posto. Bisogna pagare il credito, ma bisogna anche ricevere la rinuncia da parte dell'Agenzia delle Entrate, e quando non si ha nessuno che esce per venire in tribunale o non si ha la certezza che in via telematica facciano tutto quanto, pagando e avendo pochissimo tempo davanti, perché poi abbiamo fatto la trattativa, abbiamo accordato il tutto, abbiamo fatto tutti quanti i vari progetti, business plan e quant'altro, e siamo arrivati comunque a una ventina di giorni dalla chiusura totale dell'operazione. Quindi avere la certezza che in 20 giorni l'Agenzia delle Entrate potesse chiudere le pretese che aveva nella procedura esecutiva non è stata una cosa facile. Fortunatamente avvocato e anche il debitore erano consenzienti in questa situazione qua, il commercialista ha dato una grossa mano e alcune indicazioni le abbiamo date noi, abbiamo spinto molto su questa direzione di parlare nel più breve tempo possibile, con più intensità possibile e determinazione con l'Agenzia delle Entrate, e quindi siamo riusciti a chiudere. Però aumentano le difficoltà quando si hanno le società di cartolarizzazione, l'Agenzia delle Entrate. In questo caso qua c'era anche il condominio, che fortunatamente è stato veloce da essere chiuso, però anche
con gli amministratori di condominio molte volte si trova la difficoltà che non rispondano al telefono, che mandi la mail o mandi la PEC e non sono disponibili, non mandano i conteggi. Chi è un operatore del settore e fa perizie, tantissimi periti che fanno le CTU nelle aste si rendono conto che non riescono ad avere i conteggi da parte dell'amministratore di condominio. Infatti moltissime perizie sono riportate che l'amministratore è stato contattato, ricontattato e mandata la PEC, ma non si è avuto risposta. Quindi anche qui dare per scontato che comunque quando tu chiami i vari interlocutori vogliono ricevere soldi non è da dare per scontato, quindi è molto importante anche in questo caso sapere quello che si sta facendo, farlo con determinazione. Altre difficoltà che si possono avere nelle attività stragiudiziali, e qui naturalmente le abbiamo avute perché qui abbiamo avuto tutto praticamente, sono le adeguate verifiche. Tanti creditori, anzi tutti i creditori chiedono di avere l'adeguata verifica, è un modulo che va compilato. Non si sa perfettamente come, perché ogni service, ogni creditore, ogni persona con cui ci interfacciamo, pur avendo lo stesso magari modulo, lo interpreta e lo compila in maniera diversa. Noi avendo comunque molti soci nella nostra società, ma anche avendo un socio solo o due soci, siccome dovrebbero fare i controlli sui soci effettivi, anche qui a volte ci vengono fatte delle domande e ci vengono fatte delle obiezioni che non riusciamo a volte a capire. Poi fortunatamente in questo caso qua l'abbiamo superata ed è andato tutto bene. Però se ti trovi impreparato, non sai come gestire la situazione, non sai che risposte dare o sei vago, anche in questo caso naturalmente i creditori lasciano perdere perché non capiscono se sei un operatore professionale o se ne fai una tantum e stai cercando di fare qualcosa di un po' inventato. Altre difficoltà che ci sono state quelle di reperire naturalmente tutta la documentazione urbanistica, catastale, vari certificati che ci sono stati richiesti per andare dal notaio. E una cosa particolare che vi do come chicca, diciamo, è stata che ormai le banche, quando si va a richiedere di fare dei pagamenti, sono sempre più abituate a lavorare con il bonifico. Avere degli importi importanti, come è stato in questo caso qua, e richiedere degli assegni circolari, la banca ci ha chiesto 10 giorni di programmazione prima di poterceli dare e ci ha detto che alcuni assegni circolari li poteva fare solamente di determinati importi, o meglio, l'assegno circolare massimo poteva fare era di 100.000 euro. In questo caso qua il creditore ci ha chiesto la motivazione del perché solo 100.000 euro e quindi anche lì è nata tutta una trattativa, tutta una questione di no ma si può fare, no ma non si può fare, eccetera eccetera. Quindi le varie complicazioni a pochi giorni dall'atto notarile, da andare in tribunale per depositare la rinuncia, fanno sì che se non si è decisi e non si è determinati in quello che si vuole fare, fa saltare la trattativa proprio all'ultimo, ma per dei cavilli che poi alla fine contano veramente molto poco. Cioè la domanda del perché un assegno circolare da 100.000 euro è un assegno circolare, quindi subentrano tante piccole dinamiche che nell'insicurezza, se una persona non è sicura di quello che sta facendo, l'insicurezza va ad ammazzare la trattativa.